Ho 22 anni, sono giovane, non voglio cambiare la conformazione del mio corpo. La forza la si prende un po' da tante cose. Che ovviamente quando tu parti da 134 kg e passa e arrivi a vedere sulla bilancia 67 kg, tu immagini una coetanea, un'amica, una conoscente, una modella di 67 kg e dici: ma perché io sono diversa? Perché il mio corpo è la forma del mio corpo è diversa. Prima la bilancia era per me simbolo di fallimento. Adesso è la mia rinascita. Ciao, sono Lidia, ho 27 anni. Nella vita lavoro come commessa in un negozio di intimo. Sono un'appassionata di sport. Mi alleno dalle 3 alle 5 volte a settimana. Da bambina ero una bimba solare, affabile, baffutella. Abbastanza baffutella che già a 6 anni vestivo la taglia da donna. E sempre in relazione a questo baffutella, spesso mi sono trovata comunque nella condizione di non star bene con me e col mondo. Alle scuole medie ho avuto qualche episodio spiacevole. Alle superiori invece ho imparato un po' una cosa. Ho imparato a coltivare la mia interiorità per appannare, tra virgolette, la mia esteriorità. Ho iniziato la prima dieta a 11 anni. Alle scuole medie sono ingrassata in maniera esponenziale, penso anche e soprattutto perché non mi sentivo accettata, mi sentivo spesso esclusa. Alle superiori invece mi mantenevo sempre su quei 95-110. Poi a 22 anni ho subito un lutto familiare importante, mi sono completamente lasciata andare e sono arrivata al peso di 134,7 kg. Il momento in cui ho detto basta è stata una vacanza. Andai a Malta e vedevo che i miei amici, il mio compagno dell'epoca, riuscivano a fare stradine, nuotate. Io no, mi affannavo, mi bloccavo, i muscoli mi facevano male. E in particolare il momento proprio clou è stato che andai in barca, che da Malta dovevamo raggiungere Gozo, e c'era questo gommoncino. Io ero sulla parte posteriore. A un certo punto del tratto l'autista del comune si fermò e in inglese mi disse: spostati perché ci stai sbilanciando. Io mi girai guardando il mio compagno e la mia migliore amica, che attualmente è ancora la mia migliore amica, e dissi: questa è l'ultima umiliazione che subisco. Tornai da Malta, chiamai Vania. E a ottobre abbiamo iniziato il nostro percorso. Sono passati ad oggi 4 anni, però adesso sono da un anno in mantenimento, quindi in 3 anni abbiamo perso circa 68 kg.